inizio a questa secondo incontro del ciclo salviniano, probabilmente, lo dico facendo ammenda con me stesso, forse l'orario, l'ora non è stata delle più felici, ma insomma, diceva Salvemini, fa quel che devi, accada quel che vuoi, almeno mi pare di ricordare. Dunque, allora diamo inizio a questo nostro secondo incontro e ospitiamo questo pomeriggio la professoressa Signori, gentile, bravissima, con un curriculum accademico e con una biografia specificamente salviniana di grande interesse. Del resto, voglio dire, è qui non a caso. Ringrazio Carlo Spagnolo che ha voluto accompagnare, che condurrà questo incontro, e ringrazio voi che siete qui. Ringrazio, so che doveva venire una classe da un istituto, ma penso arriverà con un po' di ritardo, e gli amici nostri salviniani, con i quali ormai c'è una consuetudine di lavoro. L'altro giorno, a conclusione del primo incontro, una professoressa di prima grandezza della nostra università, che si è interessata, forse comincia ad interessarsi agli studi salviniani, mi diceva che forse è giusto, e Thomas, ci siamo occupati per troppo tempo di altri pensatori italiani, abbiamo trascurato Salvemini. Sì, forse è vero, e ne prendiamo atto noi pugliesi in particolare, che avremmo dovuto occuparcene molto di più e non lo abbiamo fatto, ma si sa, quasi qualche volta la propria terra è matrigna e non è madre. E nei nostri programmi, glielo dico anche alla professoressa Signori perché si tenga pronta, perché probabilmente potremo disturbarla ancora, di proseguire questi nostri incontri salviniani con sistematicità annuale e non a cadenza decennale. Noi stessi ce ne occupavamo 10 anni fa per il cinquantenario, facciamo un bellissimo convegno che abbiamo anche pubblicato. Mi dispiace, sono stato disattento a non portarle gli atti di quel convegno, ma li farò avere sia a lei che a Carlo, e ce ne occupiamo a 10 anni di distanza. Non è fatto bene. Dall'anno prossimo ce ne occuperemo sistematicamente, ogni anno dedicheremo una giornata ad approfondire un tema dedicato a Salvemini, e lo faremo non alle 3 del pomeriggio, lo faremo naturalmente in condizioni, speriamo migliori. Ecco, questo vi volevo dire, ringraziandolo ancora, gentile cara professoressa, ringraziando Carlo. Siamo qui in attesa di ascoltare la loro dotta conversazione. No, io da introdurre non ho niente, piuttosto saluto la presenza della professoressa Signori, che oltre che studiosa dell'antifascismo, della storia, diciamo, della democrazia italiana, è anche attenta studiosa della storia dell'università, quindi mi limito a immaginare, ecco, che la sua relazione sarà probabilmente a cavallo, quindi tra la doppia funzione intellettuale e politica di Salvemini, e che quindi in questo rapporto che lei oggi ci introdurrà tra Salvemini e Rosselli, che è legato a una coincidenza, diciamo, di date, ci dirà meglio, questo rapporto appunto avviene fuori dall'Accademia, ma poi avrà delle ricadute forse su quella, su
sull'Accademia. Quindi questo, specialmente dopo che Salvemini tornerà in Italia. Ecco, magari poi nel corso della conversazione potremmo affrontare anche questo rapporto, forse tra oggi, diciamo, forse a distanza di qualche decennio, in cui insomma un capitolo si è chiuso, probabilmente potremmo forse riflettere un po' più a distanza su questo rapporto tra politica e università e cultura italiana, che credo che abbia dignità, diciamo così, di riflessione anche nuova oggi. Basta così. Bene. Buonasera a tutti, sono molto lieta e onorata dell'invito che Fondazione Giuseppe Di Magno mi ha fatto. Sono grata all'Università di Bari che accoglie e promuove questo ciclo di incontri, di ripensamenti della lezione storico-politica salvemeniana, e ringrazio tutti i presenti per la loro risposta a questa iniziativa. Ecco, prendendo spunto da quanto diceva il Presidente, dobbiamo studiare Salvemini. Segnalo soprattutto ai giovani che la Fondazione Gaetano Salvemini, che prende il nome da Gaetano Salvemini ed Ernesto Rossi, che fu uno dei suoi prediletti allievi e figli spirituali, se così si può dire, tutti gli anni bandisce delle borse di studio per tesi triennali, magistrali o tesi di dottorato, che quest'anno mi è stata assegnata una a una studiosa italiana che lavora in un'università statunitense, e sono borse non principesche ma che aiutano alla pubblicazione di queste pregevoli ricerche. Ecco, venendo ad oggi, il 2017 vede incrociarsi due anniversari, il 60° della morte di Salvemini, l'80° della morte di Carlo e Nello Rosselli, uccisi a Bagnoles de l'Orne il giugno del 1937. Ecco, al di là di ogni intento banalmente rievocativo, questa ricorrenza può essere un'occasione preziosa per ripensare ai temi, ai problemi, ai momenti, alle scelte di due personalità che possiamo dire essere davvero simbolo dell'opposizione alla dittatura fascista. Salvemini e Rosselli disegnano due traiettorie esemplari nella storia dell'antifascismo e dell'esilio antifascista, offrono punti visuali complementari, vicini ma differenti, nell'individuare strumenti e metodi per combattere la dittatura. Si confrontano nel loro esilio con dei contesti d'adozione diversi, si impegnano a progettare il futuro dell'Italia post-fascista. E in questo gioco di differenze e di consonanze sono anche legati da innumerevoli incroci biografici e da sintonia personale. Ecco, allora forse vale la pena di pensare a immaginare il primo incontro di Salvemini con Carlo Rosselli. Salvemini era relatore di tesi di Nello, il fratello di Carlo, e nella fase postbellica, quando molti che avevano vestito la divisa tornano a studiare, si era incontrato con questo giovane che aveva, come dire, grande entusiasmo per la ricerca storica e il Risorgimento. Dopo poche settimane dal primo incontro con Nello, Nello gli porta il fratello e scrive, ricordandolo molti anni più tardi, dopo la morte di entrambi, dice: Salvemini, Carlo non apparteneva alla mia scuola, studiava scienze sociali, aveva una vitalità esuberante e cercava una via che ancora non trovava. Nello lo condusse da me sperando gli dessi consiglio nelle sue inquietudini. Così i miei alunni diventarono due, così incominciò la nostra amicizia. Gli scritti che Carlo Rosselli porta in lettura a Salvemini vengono letteralmente distrutti dalla critica del maestro, tanto che Rosselli decide di mettere da parte quel progetto di lavoro, di non farne nulla. Ma da questo rapporto appena abbozzato da maestro a allievo germoglia qualcosa di diverso, e cioè una serie di iniziative comuni che nell'Italia che stava conoscendo il decollo del movimento fascista e poi l'impianto della dittatura sono dei veri punti di riferimento per l'opposizione all'emergente fascismo.
Ancora in quel testo scritto dopo la morte dei due, Salvemini ricorda: sono 45 anni che sono insegnante, in questi anni ho conosciuto intimamente centinaia di giovani. Io non ho mai conosciuto giovani più generosi e più puri di Carlo e Nello Rosselli. All'amicizia con essi e con un altro eroico giovane, Ernesto Rossi, a quei miei tre giovani, devo le più belle esperienze che abbiano arricchito la mia vita di insegnante e di uomo. In essi mi parve di ritrovare cresciuti in età, ricchi in intelligenza, belli di bellezza fisica e morale, tre dei figli che avevo perduto tanti anni prima il terremoto di Messina. E nel loro affetto ebbi un rinnovamento di gioventù. Quest'idea che il contatto con Carlo Rosselli, ecco, teniamo da parte la vicenda di Nello che chiede tutto un discorso a sé, che Carlo Rosselli funzionasse nella biografia di Salvemini come un innesto di ottimismo, di energia, di serena fiducia, ecco, questo lo ritroviamo in tante pagine salveminiane. E dunque le prime iniziative di questo sodalizio negli anni venti hanno come contesto Firenze, il circolo di cultura fiorentino che diventa un cenacolo di discussione di tematiche politiche e sociali, e da lì scaturisce il Non mollare, cioè uno dei primi coraggiosi periodici contro il regime. La prima impresa di opposizione clandestina, comune, che trasforma quello che era appunto un rapporto da maestro ad allievo in un rapporto di collaborazione, in un rapporto di profonda intesa ideale, fondato però anche su una base di affetto, di reciproco profondo affetto. Un affetto che è un legame tanto forte che nemmeno la morte riesce a spezzarlo. Dopo la morte dei due fratelli, Salvemini si impegnò fino all'ultimo dei suoi giorni in una rabbiosa ricerca della verità sulla dinamica dell'assassinio dei due fratelli. Non bastava l'individuazione dei diretti esecutori dell'omicidio, ma bisognava mettere a fuoco il milieu eversivo da cui erano usciti e di cui erano espressioni, bisognava denunciare i complici vicini e remoti, inchiodare i mandanti effettivi dell'assassinio e portare in piena luce quella catena decisionale che dal vertice dell'establishment fascista era arrivato fino ai suoi snodi ultimi nei sicari della Kabul. Da un lato questo impegno diciamo inquirente, autonomo, indipendente di Salvemini, dall'altro una specie di dialogo post mortem di Salvemini con Rosselli che ha come frutti la prima biografia dei due fratelli, che fu stesa in francese, in inglese, Carlo and Nello Rosselli, a memoir, uscito a Londra nel 1937. Salvemini fu l'editore, il prefatore e il curatore degli scritti di Carlo Rosselli, innestati attraverso il circuito della lingua inglese in un ambito, in un contesto di risonanza internazionale che abbracciava l'Europa e il Nuovo Mondo. Ecco, se queste sono un po' le coordinate, inizio e epilogo dell'amicizia, torniamo a questo straordinario rapporto di reciproca intesa che vede nel tempo mutare i ruoli. Se all'inizio Salvemini è un ruvido consigliere, un critico piuttosto aspro, che veste i panni appunto del mentore nei confronti del più giovane Rosselli, nel tempo, nel corso degli anni 20 e 30, i ruoli quasi si capovolgono. Man mano che Carlo Rosselli esprime appieno quella maturità di leader che avrebbe potuto esplicare con grandi risultati, con grande frutto nel dopoguerra, in una sopravvivenza che gli fu negata. Ecco, il cerchio di questa intesa ideale in realtà si estende al di là di Gaetano Salvemini e di Carlo Rosselli, alla famiglia dei Rosselli, alla moglie Marion Cave, questa battagliera amica e confidente di Salvemini, che chiamava Salvemini Father Bear, zio Orso,
e i figli, John soprattutto, il primo. Dunque un rapporto che si colora nel tempo di tanti aspetti. Non dimentichiamo che Gaetano Salvemini, che viveva di una grande precarietà esistenziale anche dal punto di vista economico, fin tanto che l'incarico di lecturer presso l'Università di Harvard non gli dà qualche stabilità, beh, i Rosselli sovvengono molto spesso ai problemi economici di Salvemini. E Salvemini tiene nota puntigliosamente dei prestiti e quando riesce a restituire sottolinea puntigliosamente pugliese ma onesto. Ecco, Carlo Rosselli e Gaetano Salvemini dunque dialogano, si aiutano, si confrontano, litigano anche con intemperanze verbali che il carteggio intercorso tra loro ci documenta, ma certo ebbero per tutti gli anni fino all'uccisione del più giovane una condivisione molto forte di problemi, di temi, di finalità. Contesti diversi sono i contesti nei quali entrambi lavorano e c'è una sorta di simmetria rovesciata tra Gaetano Salvemini e Carlo Rosselli. Salvemini sposa in seconde nozze una cittadina francese, Fernande Aurillac, in prime nozze sposata a Luchère. Salvemini sta per qualche tempo in Francia, ma in realtà non si ferma in Francia. Trova un contesto più congeniale nel mondo anglosassone, cioè prima in Gran Bretagna e poi negli Stati Uniti. Scrivendo a Mary e Bernard Berenson nel 1925, Salvemini diceva: quando sono a Londra non sono esule, sono a casa mia, sono nella patria del mio cuore, libero tra liberi, uomo tra uomini. Dunque rapporti di colleganza e di collaborazioni che vedono moltissime collaboratrici circondarlo, una rete di aiuti femminili, traduttrici, assistenti, disinteressate collaboratrici che fanno editing, fanno il lavoro di editing per i suoi scritti, sostenitori in università, in college, in circoli intellettuali, case editrici amiche, redazioni di giornali, pensiamo al Manchester Guardian che sarà una delle tribune nelle quali la voce di Salvemini si sentirà con grande frequenza, anche attraverso il sistema delle lettere al giornale, che faranno di Salvemini davvero una sorta di portavoce dell'Italia in esilio. Dunque tutta una rete di solidarietà e di relazioni che cospira per rendere l'esperienza inglese molto positiva per lo studioso italiano, mitigandone la percezione di essere alien, di essere un forestiero. D'altronde non bisogna dimenticare che, privato del suo stipendio di professore, per qualche tempo anche espropriato del poco patrimonio personale che aveva per legge dal regime fascista, Salvemini doveva misurarsi anche con la prospettiva di una vera e propria indigenza. E a proposito, la Francia non dava alcuna garanzia di offrirgli qualche chance. La Francia è un paese scarso di manodopera, scrive, ma di manodopera operaia. Per un intellettuale non c'è spazio, per un intellettuale immigrato. Dunque bisognava guardare al mondo anglosassone e dal 26 fu il mondo americano che gli offrì delle coordinate adatte per il suo lavoro e anche per la sua attività politica. Carlo Rosselli sposa un inglese, al contrario di Salvemini, Marion Cave, che oltretutto ha nel Regno Unito una famiglia, una base di appoggio. Nel mondo anglosassone Rosselli intesse una rete di affinità di tipo politico col fabianesimo, con i circoli dei coniugi Webb, con molte cerchie del laburismo, ma ciò nonostante si ferma in Francia. Si ferma in Francia e scrive in più luoghi che la Francia è per lui l'unico posto d'esilio possibile. Carlo Rosselli soffre in permanenza di questa condizione esistenziale dell'esule, che intimamente rigetta, che è gravida a suo parere di molti e opposti pericoli, il settarismo, il chiudersi in cerchie che progettano in maniera astratta un futuro impossibile. Oppure, al contrario, la rassegnazione fatalistica al successo del regime.
Dunque, di fronte a questa, a questi pericoli, a questa deriva che l'esilio crea in coloro che lo vivono, opta per la Francia e per Parigi proprio come la base più efficace, più vicina all'Italia, più efficace e operativa per una manovra di attacco alla quale non rinuncia mai, fino alla, alla sua morte. Dunque, una situazione, l'esilio, che per entrambi è di strutturale precarietà. Precarietà soprattutto dal punto di vista delle scelte del paese ospite, che poi in ogni momento spiccare un mandato di refoulement nei confronti di questo ospite, o addirittura di estradizione, una volta che il governo fascista convinca il governo del paese d'adozione che chi viene ospitato non è un esule politico, ma è un volgare criminale. Una manovra questa, la criminalizzazione degli esuli, che il regime perseguì con grande impegno, con grande dispiego di mezzi, per tutti i 20 anni della sua esperienza. Ecco, l'esilio. L'esilio è un problema politico e intellettuale per tutti e due. E su questo esilio noi abbiamo una quantità di testimonianze e di documentazione straordinarie. Perché? Perché al di là degli scritti dell'uno e dell'altro, entrambi furono individuati dalla polizia fascista come perni pericolosissimi dell'attività di quel pericolosissimo movimento nuovo che era Giustizia e Libertà. L'unico movimento che agli occhi di Arturo Bocchini, capo della polizia, ma anche dei suoi assistenti come Guido Leto ed altri, era il movimento che poteva davvero tessere una cospirazione rischiosa per il regime. Dunque, in questo movimento ritenuto pericoloso, i più pericolosi sono loro, Salvemini e Carlo Rosselli, entrambi fondatori insieme a Emilio Lusso, Alberto Cianca, del movimento, e intorno a loro si tende una rete che fa sì che vengano seguiti momento per momento. Le carte di polizia ci offrono dunque una straordinaria documentazione della loro attività momento per momento. Gli incontri, gli spostamenti, le riunioni sono monitorate da agenti prezzolati della polizia fascista e, ahimè, da infiltrati, ossia da elementi che manifestano una ispirazione antifascista, ma che in realtà fanno il doppio gioco e trasmettono relazioni alla polizia. Ecco, GL fu un movimento nel mirino della polizia fascista, e in questo mirino su Rosselli si cominciò a pensare davvero all'eliminazione fisica. Rosselli giovane, Rosselli capace di tessere una rete di terrorismo, così è l'espressione che troviamo nelle fonti di polizia, forse uno dei pochi capace, secondo Arturo Bocchini, di portare a segno un attentato contro il Duce. Ecco, di entrambi, di Salvemini come di Rosselli, possiamo dire che stavano con i piedi a Parigi o ad Harvard, ma con la testa sempre in Italia. Il baricentro dei loro pensieri continua ad essere la situazione italiana, e nel corso di questa lunga permanenza all'estero si impegnano in una strategia che è lievemente diversa, in taluni momenti molto diversa, di attacco alla dittatura. Qual è la posizione di Salvemini? Scrivendo a Umberto Zanotti Bianco ci dà una sentenza molto icastica. La chiave della posizione non è in Italia e non è in Francia. La chiave è in Inghilterra e negli Stati Uniti. Su questi paesi noi dobbiamo concentrare gli sforzi. La sua idea è cioè che il fascismo non sarebbe stato sconfitto se non su tempi lunghi e con una inevitabile crisi rivoluzionaria. Dunque Salvemini è abbastanza scettico sulla possibilità che gli antifascisti fuoriusciti e i partiti e i centri a cui avevano dato vita riescano a innescare questa crisi rivoluzionaria, a influirli o addirittura a guidarla dall'estero. E da storico delle relazioni internazionali qual è? Pensa che la dimensione decisiva, cruciale per il futuro del regime sia quella della politica estera. E in questo non sbagliava.
per il destino dell'Italia fascista l'immagine all'estero era un ingrediente chiave. Dunque su quel terreno, sul terreno della politica estera, gli esuli dovevano giocare una partita cruciale, ritagliandosi spazi e strategie di comunicazione propria, conquistandosi credito, fiducia presso l'opinione pubblica internazionale, presso la classe politica dei paesi ospiti, per mettere in moto delle dinamiche di pressione antifascista internazionale. La tribuna che gli sembra appunto più adeguata per questa sfida alla propaganda fascista fu quella anglosassone, in una lingua imparata in tarda età, finì per discutere, scrivere, pubblicare analisi storiche e politiche, pamphlet, contributi tanto puntuali quanto opere di maggior respiro. Tranne il Mussolini Diplomat, che vede la luce per la prima volta in francese, tutto il resto della produzione in esilio di Salvemini è scritta in inglese. Ecco, Salvemini delinea quindi l'agenda dell'opposizione antifascista con due piani diversi. All'estero gli esuli questo devono fare, e cioè mostrare il vero volto della dittatura. Scrive: prima di tutto noi possiamo far conoscere agli stranieri male informati qual è la faccia della dittatura presente, e possiamo così cingere l'Italia fascista con un assedio di gelo, di riprovazione morale, di avversione politica e di dipendenza economica. L'Italia dipende per molti versi dalla benevolenza britannica, i conservatori inglesi, un avversario, un interlocutore, un bersaglio polemico contro cui Salvemini non smetterà di scagliarsi, ma anche dalla benevolenza dell'establishment americano, in particolare l'establishment finanziario americano, i grandi prestiti che vengono dall'America all'Italia fascista. Dunque lì bisognava corrodere questa base di benevola fiducia. In secondo luogo, e questa è l'altra faccia dell'impegno degli esuli, possiamo suscitare tra i 10 milioni di italiani che vivono all'estero un movimento antifascista assai più consapevole, meglio organizzato, meno frammentario di quello che si è avuto finora. Il suo era solo apparentemente, a mio avviso, un programma minimo, perché tra l'apparato propagandistico estero del regime e le forze di questi esuli, costretti a sbarcare il lunario con qualche difficoltà, esisteva uno iato enorme. Dunque le risorse dell'antifascismo da investire erano poche, andavano gestite con cura, e la sfida era ardua e fu nei fatti a lungo frustrante. Quanto ai compiti e alle modalità della cospirazione all'interno, Salvemini insieme con Ernesto Rossi pubblica clandestinamente, intendiamoci, fa circolare sulla carta Bibbia, quella carta sottile con il testo scritto miniaturizzato, un opuscolo, Consigli sulla tattica, in cui appena pochi mesi dopo la nascita di Giustizia e Libertà a Parigi condensa quella che è a suo avviso la prassi con la quale si può incrinare dall'interno il regime. La prassi è una prassi che noi potremmo definire di resistenza passiva, sostanziata di forme molecolari di protesta, di disobbedienza civile, di boicottaggio fiscale, che richiama un'assonanza molto diretta con le forme del risorgimento, con le modalità prescritte ai suoi aderenti da Mazzini nella Giovane Italia e da altri movimenti, penso a Molinari e ad altri protagonisti del risorgimento. In una lettura comparata con la teoria e la pratica della non violenza si trovano in questo opuscolo molti punti di contatto anche con il pur lontano contesto della predicazione gandhiana. Resistenza passiva, boicottaggio, cospirazione cauta, senza un'impalcatura organizzativa pesante, aggregazioni informali tra agenti, un proselitismo ad ampio raggio, la raccolta di finanziamenti e l'audacia, mai rassegnarsi. Con Rosselli siamo in tutt'altra linea, su tutt'altro profilo. Dopo la fuga da Lipari, questa rocambolesca fuga programmata, monitorata da Parigi, dai compagni e anche da Salvemini, oltre che dalla moglie Marion Cave, in più occasioni Rosselli
dichiara che gli individui e i popoli hanno diritto di violare la legge quando, come in Italia, nel contesto di una spietata dittatura, l'ordine giuridico e l'ordine morale collidono, entrano in collisione frontalmente. Dunque, per Giustizia e Libertà e per Carlo Rosselli, la dimensione non è semplicemente quella della battaglia illuministica delle idee, della persuasione dell'opinione pubblica internazionale, ma bisogna agire. E agire vuol dire scegliere una gamma di possibilità molto, molto ampie. Misuriamo qua un metro diverso anche nel giudizio delle scelte di eroismo, tra virgolette. Salvemini, pessimista, empirico, applica sempre la logica del rapporto costi-benefici e di fronte alla schiacciante superiorità di risorse che ha il regime, risorse umane, economiche, politiche che la dittatura può mettere in campo contro la sparuta pattuglia degli antifascisti, beh, ritiene autolesionista e improduttivo fare gli eroi. E dunque nelle lettere troviamo molti passaggi di una sofferta critica e autocritica quando cade al completo il gruppo di Giustizia e Libertà nel 1930, il gruppo di Milano, in cui c'era Ernesto Rossi, in cui c'era Riccardo Bauer, murati per 13 anni nelle carceri fasciste e poi nel confino, energie e risorse che Salvemini pensa potevano essere risparmiate. Su questo terreno, tuttavia, Rosselli è di tutt'altro avviso. Idealista e volontarista qual è, in passato aveva sfidato le leggi a prezzo della sua libertà, aveva architettato l'evasione di Filippo Turati dall'Italia portandolo in Francia e per quello era stato processato e mandato poi in confino a Lipari. Per Rosselli bisognava giocare la partita contro il regime senza esclusione di colpi, mobilitando tutte le risorse, cominciare dal suo patrimonio familiare. Rosselli attinge alle azioni minerarie ereditate dalla sua famiglia e azzera questo patrimonio per le esigenze del movimento jihadista. Bisognava cogliere tutte le occasioni possibili per aprire delle falle nel sistema e dunque le critiche che gli venivano dai socialisti e dai comunisti che stigmatizzavano le iniziative di Giustizia e Libertà come romantiche, come avventurose, Rosselli continua a pensare che queste audaci, rischiose azioni sperimentali, il volo Bassanesi, i palloncini lanciati da Marsiglia o dalla Svizzera, il volo di De Bosis, i tentativi di sciopero, ecco, tutto ciò siano componenti obbligate della battaglia. Bisognava pagare un prezzo, anche di carcere per lunghi anni, se si voleva rompere quella stagnazione conformistica in cui il paese si stava assopendo. Dunque, scriveva Salvemini, non sottovalutare troppo il lavoro che si fa in Italia in confronto di quello che si fa all'estero. Il lavoro all'estero, fosse anche più perfetto, scientifico, convincente, serve meno, specie se non può richiamarsi a fatti concreti che dimostrino un'attività rivoluzionaria in Italia, un tentativo insurrezionale a Milano o anche un grande sciopero, serve di più a svalutare la propaganda fascista che non un milione di articoli. Ernesto, Rossi, Bauer, Fancello, in prigione in Italia sono una grande forza morale, riscattano noi dall'ingrato lavoro all'estero ed esercitano una suggestione potente sui giovani migliori. Ecco, fronte verso l'Italia, così Rosselli intitola uno dei primi numeri del settimanale di Giustizia e Libertà. Ogni priorità è per l'azione in Italia. Un solo pensiero, aveva scritto quando arriva a Parigi dopo la fuga da Lipari, nel racconto di questa rocambolesca fuga, un piccolo bestseller che consiglio ai più giovani tra noi, Fuga in quattro tempi. Un solo pensiero, scrive Rosselli, ci guiderà nella terra ospitale francese, fare di questa libertà personale, faticosamente riconquistata, uno strumento per la riconquista della libertà di tutti gli altri, di tutto un popolo. Solo così ci par lecito barattare una prigionia in patria con la libertà in esilio. Ecco dunque, pur entrambi realisti, hanno visioni
diverse dei compiti degli esuli. Da un lato abbiamo con Salvemini lo storico, il contraddittore, il polemista, se vogliamo lo scrittore illuminista che punta sulla forza delle idee. Con Rosselli abbiamo l'uomo politico, il leader, via via più consapevole della sua capacità di guidare un movimento, di indicarne delle vie nuove, di correre per primo i rischi. Hanno diverse visioni. Salvemini nel 38, dopo la morte di Rosselli, scriverà: Rosselli guardava al fine con una fissità che nessuno di noi poteva eguagliare, si avventava innanzi, incontro all'avvenire, pareva fosse sospinto da un irresistibile impulso verso un Golgota che avrebbe salito un giorno. Ecco, dunque, affinità e dissensi. Entrambi si ritrovano in Giustizia e Libertà, che viene pensata come una compagnia della morte, usando proprio un lessico risorgimentale. Ma lentamente il modo di guardare all'attività di Giustizia e Libertà muta, e la distanza massima è nell'ultima fase, quando Rosselli vede Giustizia e Libertà come un partito, mentre nel primo momento si era pensato che il regime fascista, come un uragano, avesse cambiato le regole del gioco politico e quindi non servissero dei partiti ma servissero soltanto dei movimenti plastici, mobili. Ecco, invece poi Carlo Rosselli ritiene che si debba dare nome partito a Giustizia e Libertà e soprattutto alla metà degli anni 30 pensa a Giustizia e Libertà non più soltanto come un movimento liberale, democratico, repubblicano, ma lo pensa come a un fronte di unificazione del socialismo italiano. Parlavo prima di incroci nei loro profili biografici. Beh, uno degli incroci più interessanti è quelli che li vede coimputati nei processi. Per esempio, il processone che si fa a Giustizia e Libertà nel 1930 vede sia Carlo Rosselli che Gaetano Salvemini accomunati dall'imputazione di aver, cito, concertato di commettere delitti di insurrezione contro i poteri dello Stato. È il Tribunale Speciale dello Stato, ovviamente, quello creato dal regime, che combina loro questa imputazione. Ma un altro incrocio pure interessante è quello del 4 marzo 1934. Scusate, è una malattia professionale quella della voce. Dopo mezz'ora che si parla. Grazie. Ecco, cosa succede nel marzo del 1934? Improvvisamente Rosselli e Salvemini sono accusati su tutta la stampa fascista e sulle conecchi nella stampa di tutto il mondo di un tentativo di strage. Un tentativo di strage già perpetrato con l'esplosione di una bomba che era stata collocata nell'atrio della Basilica di San Pietro a Roma, all'ora della massima affluenza dei pellegrini per le funzioni del Giubileo. Un attentato che era stato sventato, ma che puntava, oltre che a una strage dei pellegrini in visita a San Pietro, anche a un attentato alla vita del Duce, con dei gas letali che avrebbero dovuto sprigionarsi al passaggio. Ecco, come mai nel 1934 questa imputazione? Beh, effettivamente c'era stato un tentativo di richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica sul regime, ma non si trattava di una bomba, bensì, come Garosci spiega nelle sue memorie, di un petardo. Un petardo. Il paradigma terroristico che viene costruito intorno a questo episodio è davvero un castello di carte interessante, perché nella istruttoria che poi viene avviata non si riesce a fare una perizia tecnica che dica che la bomba fosse davvero pericolosa. È una bomba fatta avvolta in giornali, tela, cartone, era riempita di clorato di potassio, di polvere nera, niente parti metalliche che potessero far danno, tutto il necessario invece per una rumorosa protesta, come spiega il protagonista di questo gesto,
un giovane romano, Buciglioni, che era stato avvicinato da Renato Ciacca, fratello di quell'Alberto Ciacca che era uno dei fondatori di Giustizia e Libertà. Le vittime, la stampa fascista parla di numerose vittime, ma l'istruttoria non ne cita nemmeno una, ne cita una perizia medica di danni fisici inflitti a qualcuno. A posteriori lo stesso Guido Leto, collaboratore del capo della polizia, dà ragione a Garoscia e dice che il dispositivo era pressoché innocuo, ma avrebbe fatto rumore, se non fosse che una ispezione all'ultimo momento aveva ritrovato questa borsa e aveva reso irrealizzabile il tentativo di questo petardo. Resta da domandarsi perché in particolare proprio Rosselli e Salvemini siano stati chiamati in causa. La chiave di lettura è intuitiva e fu immediatamente colta sia dall'uno che dall'altro degli interessati. Per quanto riguarda Salvemini, il momento era cruciale nella sua, nel suo percorso di esule. Stava per essergli attribuita quel contratto rinnovato da anno in anno per il corso di storia della civiltà italiana che teneva all'Università di Harvard. Un contratto istituito su un finanziamento di un'attrice americana, Ruth Draper, che era stata fidanzata a Lauro De Bosis, uno delle vittime della battaglia antifascista. Dunque, per scongiurare la nomina di Salvemini a membro della comunità accademica di Harvard, cioè di una delle più prestigiose comunità accademiche del mondo, la trama di terrorismo e di strage era stata montata ad arte. Scrivendone a Rosselli, Salvemini dice: il Duce ha sperato di ridurmi alla fame, speriamo non ci sia riuscito. Quanto a Rosselli, l'accusa nei suoi confronti rimanda a questo piano di criminalizzazione, di demonizzazione degli esuli che il regime tentò per 20 anni. Bisognava dipingere gli esuli come efferati criminali pronti a far strage di civili inermi per ottenere estradizione dai paesi dove erano ospitati. Naturalmente bisognava dare qualche pretesto e il governo francese, che tra il 34 e il 35 conobbe una esperienza di avvicinamento, di buoni rapporti con la dittatura fascista, era nella fase di benevola fiducia, dunque un'accusa montata d'arte poteva funzionare. Entrambi contrattaccarono. Rosselli, nella Libertà, segnala tutte le deficienze dell'edificio accusatorio, a cominciare dal fatto che lui e Salvemini non avevano mai avuto contatti con questo Buciglioni e nemmeno con Renato Ciacca. Per finire appunto col dimostrare che di un petardo si trattava e non d'altro. Salvemini scelse un'iniziativa molto astuta, consigliatagli dai suoi colleghi di giurisprudenza di Harvard, e cioè mandò direttamente a Benito Mussolini un telegramma sfidandolo a richiedere la sua estradizione ai giudici americani, producendo quindi le prove dell'accusa che era stata formulata a suo carico. Le prove non esistevano e dunque Mussolini, messo con le spalle al muro, non rispose. Il telegramma però fu pubblicato da tutte le testate americane, compreso il poco amichevole New York Times. Salvemini aveva, per dire, un rapporto teso con il New York Times, che aveva corrispondenti piuttosto servili nei confronti del Duce. E tutti i giornali, come pubblicarono il telegramma di Salvemini, registrarono la mancata risposta di Mussolini. Quindi questa accusa di terrorismo ebbe un effetto boomerang, potremmo dire, cioè di dimostrare l'inattendibilità di queste accuse e la sostanziale aggressività del regime fascista nei confronti dei suoi più importanti oppositori. Ecco, questo problema del terrorismo è un problema molto interessante, perché talvolta a torto si parla dei fuoriusciti come di antenati delle Brigate Rosse, e cioè di movimenti disposti a tutto nella battaglia contro la dittatura antifascista. In realtà questo è del tutto infondato. Se noi leggiamo non solo i documenti pubblici, cioè quanto venne pubblicato su Giustizia e Libertà, ma anche i testi clandestini e le lettere, c'è sempre un'intransigente rigetto
di tutti quei gesti che possono comportare danni a persone innocenti. Dunque si tratta di gesti clamorosi, di colpi di teatro che servono a rompere un'atmosfera di acquiescenza, ma mai a provocare strage. Semmai di terrore si deve parlare come terrore di Stato. Hannah Arendt ci ha ricordato che uno degli ingredienti di un sistema totalitario è il terrore, e il regime fascista pratica un terrore di Stato quando fa uccidere da sicari Amendola, quando fa bastonare a sangue Gobetti, quando per alcune partite di fucili passati alla Kagul ordisce l'uccisione di Carlo e Nello Rosselli. Dunque terrore di Stato, non terrorismo antifascista. Ecco, chiudo con due passaggi chiave di questa vicenda: l'Etiopia, la Spagna. Due esperienze in cui la dittatura precisa il suo volto di aggressività imperialista in Etiopia, di solidarietà con Franco in Spagna. Ecco, per l'Etiopia sia Rosselli che Salvemini possiamo dire prendono una grossa cantonata, e cioè si trovarono a condividere, lo leggiamo nelle loro lettere, uno scetticismo circa la determinazione con cui Mussolini sarebbe andato fino in fondo. Erano entrambi in qualche modo convinti di una natura bluffistica e opportunistica della politica estera del regime, e dunque pensavano che Mussolini potrà impegnarsi in Abissinia soltanto se vi sarà una seria détente in Europa, scrive Rosselli nel 1934, il che non sembra possibile. Il suo miracolo, Mussolini, è appunto la bandiera del nulla, non oserà. In questa sottovalutazione della volontà eversiva di Mussolini sul piano internazionale influiva il convincimento anche di Salvemini che l'Italia fascista fosse una pedina in un gioco diplomatico che era tenuto per le briglie dal governo britannico, e dunque che il governo britannico non avrebbe lasciato che ciò succedesse. La percezione però che la guerra non fosse solo un espediente retorico si fece strada presto, e le previsioni di entrambi furono smentite dai fatti. Entrambi condividevano l'ipotesi e auspicio che, scrive Rosselli, l'Abissinia inghiotta Mussolini come aveva inghiottito Crispi. Quindi la sconfitta di Adua che aveva determinato il tramonto dell'astro crispino avrebbe gettato un'ombra definitiva sul regime mussoliniano. Ma la diagnosi negativa di entrambi si rivela sbagliata. Benché la guerra sia stata, entrambi pensavano che sarebbe stata una guerra lunga e una guerra impopolare, fu una guerra rapida e fu popolarissima. L'Abissinia non fu un buco nero che assorbì le risorse militari italiane, la guerra fu abbreviata dall'uso del gas. Ma certo in Etiopia l'esercito italiano spese molte di quelle risorse che gli sarebbero mancate nella seconda guerra mondiale. Quindi in un certo senso, pur sbagliando entrambi individuarono nell'Etiopia il punto di partenza di un declino della capacità di affermazione e di futuro che aveva la dittatura. Passiamo alla Spagna. La posizione di Salvemini sulla Spagna si può riassumere in tre punti: aiutare nel breve periodo a raccogliere fondi per la Spagna repubblicana, per il governo legale repubblicano. Ma circa gli esiti militari della guerra, poca fiducia in un esito positivo, e nemmeno sul piano strategico una fiducia nella capacità strategica del governo repubblicano. Salvemini diceva: non si fanno le guerre con gli assedi, sembra di essere tornato al Medioevo. E questi eserciti anarchici praticano l'anarchia anche nell'arte militare, dunque sono incapaci di condurre al successo la difesa contro la ribellione franchista. Il disegno rivoluzionario dunque interferiva con l'autodifesa di fronte a Franco. Il socialismo spagnolo
aveva delle carenze sia dal punto di vista teorico che dal punto di vista pratico, e la Spagna soffriva di un fatale vuoto di guida politica proprio nel momento in cui il suo destino si decideva con le armi. Questa è la visione di Salvemini, che cita spesso Don Quixote quando parla della Repubblica Spagnola, una difesa don quixotesca ma sostanzialmente inefficace, un eroismo da parte dei combattenti spagnoli che però era velleitario, era un nobile idealismo destinato alla sconfitta. È ancora una volta la dimensione della politica estera quella a cui Salvemini guarda, e in quel quadro riteneva che le sorti della Spagna repubblicana fossero segnate. Rosselli anche qui si colloca agli antipodi di questo pessimismo. Basta, non che Rosselli non fosse consapevole di tutti gli errori della gestione repubblicana della guerra, basta leggere il rapporto che scrive all'alto comando del fronte aragonese: deficienze strategiche, deficienze organizzative. La guerra, scrive in uno dei suoi ultimi articoli, è il fenomeno più anti-anarchico che si possa immaginare. Condurre una guerra secondo i principi dell'anarchia equivale a non farla o a eternarla. E lui era stato in Catalogna, cioè nella regione più anarchica della Spagna, che appunto combatteva, ma combatteva senza metodo, senza strategia. Però sui pezzi nei quali scrive, sui pezzi pubblicati su Giustizia e Libertà e nelle lettere inviate a Gaetano, Rosselli guarda questa esperienza da un altro punto di vista. È vero che ovunque in Europa si assiste a una sorta di pulsione suicida delle democrazie. La democrazia francese non interviene in aiuto della Spagna, nemmeno quella britannica. È vero che la Repubblica Spagnola è sola e quasi condannata in Europa grazie all'ipocrisia paralizzante della Società delle Nazioni, che decide che quella è una questione interna della Spagna. Ma, nonostante tutto, non vuole liquidare la guerra di Spagna nella categoria delle sconfitte inevitabili, così come fa un po' Salvemini, e contesta l'archiviazione dell'intervento degli italiani in quella guerra come un bel gesto di sterile donchisciottismo. Ha un'intuizione fondamentale, assai nota, l'intuizione cioè che la causa della democrazia spagnola fosse causa di tutto l'antifascismo europeo e italiano, e che in Spagna si schiudessero degli orizzonti nuovi, decisivi, dal quale gli esuli italiani non dovevano essere assenti, erano punti fermi, ai quali rimase fedeli. Gli italiani dovevano accorrere in Spagna non alla spicciolata, ma combattendo in un gruppo autonomo e coeso. Lo slancio psicologico era la grande occasione che l'antifascismo italiano non poteva mancare. La storia, scrive, non conosce ritorni, ma le grandi cause, le grandi passioni e vittorie non possono mancare di produrre grandi effetti. Certo, dalla vittoria spagnola anche la causa della libertà italiana riuscirà rafforzata. Non è che si illudesse in una vittoria a breve termine, ma sperava che la guerra spagnola durasse così a lungo da potersi saldare su quella guerra che torna, che aveva già, sulla quale aveva già allertato i lettori di Giustizia e Libertà. La Seconda Guerra Mondiale stava arrivando. Se la guerra civile spagnola durava, se si resisteva a Franco fino a far confluire questo conflitto nella guerra che tornava in Europa, la causa spagnola e quella italiana si sarebbero inevitabilmente intrecciate, e l'esperienza in Spagna avrebbe aiutato il riscatto italiano. Soccomberà la Spagna, si domanda in uno degli ultimi suoi pezzi nel marzo del 37. Quando si vive l'epopea, ecco la parola chiave, epopea, del proletariato spagnolo, la risposta è no. La Spagna della rivoluzione ha una così formidabile riserva di forze, di entusiasmi, che però non può cadere. Ecco, da un lato in Salvemini la metafora di Don Quixote, dall'altro in Rosselli l'idea di un'epopea che, se anche non è vittoriosa a breve, sarà vittoriosa sul lungo periodo. L'oggi in Spagna, domani in Italia fu un
una parola d'ordine che operò malgrado lo schiacciamento, il soffocamento della Repubblica Spagnola. Ecco, vorrei chiudere con un passaggio molto suggestivo di Salvemini. Nella prefazione agli scritti di Rosselli, che appaiono postumi a Parigi nel 1938 e sul fine del 1937, proprio ripensando a quel dibattito sulla Spagna, Salvemini fa un po' ammenda del suo pessimismo razionalistico e sembra incorporare qualche elemento del volontarismo e della speranza del suo più giovane amico che era stato assassinato. Scrive: nessuno può dire fin dove arriverà e quanto fruttificherà un seme abbandonato al vento. Le idee sono come i semi, dopo essere rimaste sterili per anni e secoli, si diffondono con rapidità fulminea. Gli uomini come Carlo Rosselli squassano fortemente la fiaccola contro il vento dell'avversità, in battaglie che sembrano, ma non sono disperate, la Spagna. Molti fra noi non vedranno l'alba del nuovo giorno, ma ne sono sicuro, qualcosa si muove laggiù. Grazie. Mettete il compito non facile di commentare una bella relazione che ha un filo conduttore evidentemente, che è quello del rapporto tra antifascismo, uso della violenza, come si combatte una battaglia politica in una posizione di non solo di minoranza, ma direi di isolamento. Ecco, questo mi sembra che il filo posto dalla nostra relatrice possa essere dipanato attorno ad alcune questioni. Io adesso non mi permetterei di aggiungere nulla a quanto lei ha detto, piuttosto il mio compito di interprete, almeno così, di porre qualche domanda magari, fare qualche breve commento sul taglio che lei ha voluto suggerirci, diciamo, nel rapporto tra Salvemini e Rosselli. Così, ripercorrendo la sua relazione, mi sono preso qualche appunto. Vorrei sottolineare alcuni passaggi. Cioè, il primo appunto è Salvemini maestro che diventa allievo, in qualche modo. Cioè, un rovesciamento del rapporto tra i due per alcuni aspetti. Ecco, io qui un interrogativo ce l'avrei. Cioè, fino a che punto non sia un po', come dire, una forzatura euristica, diciamo così, questa posizione, nel senso che ha una sua legittimità, ma forse c'è il rischio di una forzatura, ecco, in questo passaggio, che io capisco bene a cosa alluda, però appunto credo che su questo forse qualche domanda, questo è il primo punto che vorrei affrontare. Poi, il secondo punto che mi sembra emerga, e qui invece io l'ho visto piuttosto come un rapporto paritario, ecco, tra i due, è una differenza di lettura politica di come si combatte il fascismo, che ce l'ha anche illustrato molto bene, e che quindi invece in qualche modo contraddice, diciamo così, l'assunto, no, di un Salvemini che in qualche modo, diciamo, passa in secondo piano rispetto. Questo è una domanda che ha a che fare un po' con il taglio che devo dare. E il terzo elemento riguarda, come dire,
diciamo, l'allusione che in fondo un po' sta nella sua relazione alle questioni più attuali, diciamo così, al rapporto tra quel modo di intendere la lotta politica, la differenza tra terrorismo, lotta antifascista, il modo di intendere anche la guerra in qualche modo. Ecco, questi sono i tre punti che mi sembra su cui si può imbastire forse qualche breve commento. Allora, il primo riguarda come dire, alcune osservazioni che lei stessa ha fatto, e cioè Salvemini negli scritti stessi di Rosselli, se uno si guarda un po' gli scritti di Carlo Rosselli, viene dipinto già nell'inizio degli anni 30 da Rosselli come un uomo anziano, appartenente a una generazione oramai in disarmo, direi, in qualche misura, una linea politica che secondo lui era decaduta e a cui bisognava quindi sostituire qualcosa. Salvemini, grande maestro, sempre, grande esempio morale, grande esempio anche politico per una certa fase, nel ripercorrere per esempio uno scritto molto interessante sulla storia del Partito Socialista, Rosselli contrappone, come sappiamo, Turati e Salvemini, e vede nell'esperienza turatiana, diciamo così, un errore che Salvemini non aveva commesso, cioè nell'esperienza precedente, quindi riflettendo evidentemente negli anni, sto parlando degli anni 30, dall'esilio, Rosselli riflette sull'esperienza precedente e quindi anche sulla sconfitta del movimento socialista e si interroga quindi su quali sono stati gli errori in qualche misura del Partito Socialista, perché si è raggiunti poi una sconfitta. Dal suo punto di vista lui quindi vede appunto battaglie nobili da parte sia di Turati che di Salvemini, ma rimprovera due cose diverse. Cioè lui dice, da un lato, Turati, pur avendo in fondo ragione a voler essere quindi riformatore, a non pensare a una rivoluzione, ma a pensare a operazioni di riforma progressiva del sistema politico e quindi a voler collaborare anche col governo in alcuni, per alcuni aspetti, ha però burocratizzato il partito. E in questo passaggio, cioè, non ha più, ha un po' perso di vista l'orizzonte, cioè, ci si è un po' incamminati sulla burocratizzazione del partito e si è pensato al giorno per giorno e non più alla riforma del paese, diciamo, no? Mentre Salvemini quest'altro orizzonte più di lungo periodo l'ha sempre avuto più chiaro, la riforma, quindi anche essere, diciamo, più severi, più intransigenti, aveva una finalità di questo tipo. E anzi, lui dice in qualche modo, per esempio un passaggio molto interessante del giudizio di Rosselli sul Partito Socialista, lui dice nell'età giolittiana, quindi stiamo parlando, diciamo, del pubblico più giovane, del periodo del, diciamo, tra il 1900 e 1910-15, cioè, fino alla prima guerra mondiale, nell'età giolittiana il Partito Socialista aveva addirittura un po' accantonato la questione del suffragio universale, dandogli un peso, come dire, serviva piuttosto a sostenere le riforme economiche, cioè il Partito Socialista come un sindacato delle forze operaie, cioè un grande sindacato politico. E invece l'impostazione morale di Salvemini era quella di dire il suffragio universale è la grande lotta politica da fare, perché riguarda non solo, come dire, il successo economico, la conquista, diciamo, di posizioni economiche, ma riguarda invece l'emancipazione politica, specialmente delle masse meridionali, e quindi mettere al centro la questione meridionale. Cioè, questo non era come grande questione nazionale, l'emancipazione politica delle persone al di là della conquista economica. Quindi lui diceva Turati troppo attento, come dire, ai piccoli passi, alle piccole crescite economiche, al piccolo riformismo, al piccolo cabotaggio, nel senso anche con finalità nobili, ma, diceva, però alla fine si è perso un po' per strada, cioè, questo ruolo che voleva avere. Mentre Salvemini
questa funzione però, ecco, questo mi sembra il punto centrale del mio interrogativo, questa funzione che lui riconosceva a Salvemini non gli riconosceva più negli anni 20 e 30, cioè negli anni 20 e 30, cioè questa funzione morale si perde, ecco, si perde, qui non c'è un giudizio chiaro perché. La mia domanda è un po' questa, cioè perché secondo te un giudizio tutto sommato appunto di Salvemini vecchio, quando invece, per quanto diciamo certamente quindi, appunto, a che fare con la sconfitta del Partito Socialista, a me sembra che Salvemini, appunto, specialmente sul piano della visione internazionale, fosse un passo avanti rispetto a molti, altri suoi contemporanei. A Rosselli, ai fratelli Rosselli, diciamo, si può interrogare, almeno a posteriori, diciamo così, su una certa disattenzione, mi sembra, al significato dell'Unione Sovietica e della vittoria della rivoluzione bolscevica. Ecco, questo mi sembra, in questa discussione e anche nella posizione, diciamo così, ottimista, se vogliamo, dei fratelli Rosselli, una forse diciamo, trascuratezza, diciamo, di ciò che tutto ciò che aveva significato la rivoluzione bolscevica e anche il modo in cui il fascismo stava cambiando il paese. Questo è, credo, un nodo che in qualche misura attenga a debolezze di analisi che sono sia di Salvemini che di Rosselli. E poi non voglio entrarci troppo a lungo, però è un interrogativo che io avrei, cioè se in qualche misura uno dei costi terribili dell'esilio antifascista non fosse quello di aver difficoltà, ecco, di poter rileggere, diciamo così, i cambiamenti sociali che avvengono dopo il 25-26, quando loro sono costretti in qualche misura ad allontanarsi dal paese, e poi invece se loro non pensino ancora a un'Italia che è quella del 23-24-25, e se poi invece perdono un po' di vista le trasformazioni del fascismo italiano. Quindi questa è una domanda. La seconda domanda riguarda il terrorismo. Tu hai parlato di alcuni episodi molto interessanti in cui il regime costruisce in qualche modo, no, il casus belli, diciamo, fa in modo, cioè, da gonfiare alcuni episodi a fini chiaramente di repressione, e in qualche modo hai sottolineato anche il carattere dimostrativo che tentativi avevano, di pura propaganda, così, per così dire. Dall'altra parte però, quella dell'altro interrogativo, hai anche detto e anche suggerito che GL era pronta in realtà, almeno a parole, diciamo, come linea teorica, a una insurrezione armata. Qui c'è un problema però. Cioè, lo dico a livello interpretativo, questo non è per sminuire, come dire, la questione, ma anzi per andare a procedere avanti nella nostra analisi. Cioè, in che senso noi dobbiamo valutare questa disponibilità, cioè, diciamo, l'uso della violenza aperta contro il fascismo, in che misura, quindi sono d'accordo con te quando dici l'etichetta terrorismo non va bene, però forse abbiamo bisogno di qualche diciamo, strumento in più. Cioè, io non svaluterei invece tanto quegli episodi, nel senso che l'idea di prendere le armi, ecco,
perché poi che Carlo Rosselli persegue la colonia di Spagna. E quello è l'orizzonte che loro aprivano. E quindi, io non sminuirei questo aspetto. Quello era una scelta politica ben precisa, terribile, se vogliamo. Cioè, di rendersi conto che il regime fascista si abbatte solo con le armi. Questo significava essere pronti a pagare con la vita. Cioè, questo era, diciamo così, l'altezza della sfida che avevano posto. E per questo, però, quindi lì c'è una lettura diversa, appunto, tra Salvemini e Rosselli. Mi sembra che una delle differenze, e qui l'hai detto, ma forse varrebbe valorizzarlo di più, è che i fratelli Rosselli fanno parte dell'establishment italiano, a tutti gli effetti. Per questo sono pericolosi. Diciamo, vengono da una grande famiglia, hanno legami familiari con la grande aristocrazia, con l'aristocrazia toscana, romana. Non sono solamente degli antifascisti, diciamo, non sono dei borghesi pure stessi. Sono un pezzo di una grande tradizione delle grandi famiglie italiane, diciamo, e questo è che li rende problematici per il regime, perché sono i figli di quell'aristocrazia di cui il regime si avvale in qualche misura, e quindi sono capaci di minare tra i giovani il seguito delle elite, di pezzi dell'elite del fascismo. Questa è la capacità, diciamo così, a cui secondo me in qualche modo bisogna, diciamo, guardare con attenzione a Rosselli come appunto leader politico che certamente si rivolge anche a masse più vaste, ma è capace di parlare anche all'elite, questo poi del paese. La sua forza di attrazione sta anche lì, cioè, a differenza forse di Salvemini, che venendo dal socialismo e venendo dal movimento, cioè, un movimento operario, era visto come un oppositore. Non per niente, in qualche modo, Rosselli e il Movimento di Giustizia e Libertà si propone come grande cartello di movimenti politici di più varia natura, di più vasta natura, tutti gli oppositori del fascismo, indipendentemente dal cartello dei partiti. No, loro dicono esplicitamente che bisogna raccogliere tutte le forze. Quindi in questo senso pericolosi per il fascismo, proprio in virtù dell'apertura, diciamo, anche a pezzi delle elite giovani, soprattutto, secondo me. La lettera, per esempio, di Rosselli al giovane Amendola, di risposta al giovane Amendola, è molto bella. Grande affetto nei confronti del giovane Amendola, che è passato al comunismo. Giorgio Amendola, figlio appunto di un precursore di Rosselli come vittima della persecuzione fascista, fa la scelta di diventare comunista. In quel momento cosa fa Rosselli? Gli si rivolge personalmente con una lettera pubblica in qualche modo e dice: stai sbagliando per certi aspetti, no? Però in qualche modo è una scelta morale, cioè lui dice, no, non è quella di Gobetti, no? Lui dice, in qualche modo lui riconosce uno statuto, diciamo così, di quella scelta, no? Però lì appunto la mia domanda è un po' questa, cioè in questo cartello, in questo tentativo di ricostituzione di un fronte unico antifascista di cui GL vorrebbe essere, diciamo, il punto di coagulo, però non si rivolge ai comunisti. Come si può pensare di riuscire, diciamo, a fare quell'operazione, no? Di essere l'unico fronte antifascista, se poi non si fa i conti fino in fondo con il passaggio drammatico, se vogliamo, anche di un pezzo della generazione al comunismo. Terzo punto, chiudo qua, anzi una piccola parentesi, un interrogativo che ho, e però questo deriva dalle mie ricerche personali. Mi è capitato per caso
non proprio per caso, ma insomma, io ho lavorato per un po' in archivi parigini e capitato di imbattermi in un dossier molto interessante sul, del 26, la polizia politica francese, che segue con attenzione il fuoriuscitismo italiano, gli esodi italiani, e che guarda con preoccupazione la presenza di questi esuli italiani, la maggior parte a Parigi o nei dintorni di Parigi, che si riunivano poi in alcuni locali più o meno sempre gli stessi, dove appunto anche la polizia francese segue con attenzione il fuoriuscitismo italiano, ed è ben consapevole che questo fuoriuscitismo è infiltrato dalla polizia fascista e dai servizi. Quindi c'è una rete già molto complessa attorno a questo fuoriuscitismo italiano. Ne vede anche la composizione eterogenea e segue un caso di una persona di cui si pensa che voglia fare un attentato a Mussolini e che già nel 26, Zaniboni, abbiamo già un tentativo di omicidio, diciamo, che viene gonfiato in qualche modo, no? Di cui la coniatura, diciamo, sempre era molto controversa. Abbiamo già lì tutta una pista dietro all'attentato Zaniboni che parte da Parigi, in cui a Parigi appunto già si interrogano su come il fascismo voglia strumentalizzare gli esuli italiani per introdurre misure di polizia in Italia e quindi restringere libertà in Italia. E lì per esempio però, e quindi questa è la domanda un po' questa, cioè, tra questi fuoriusciti progetti di omicidio o di tentati omicidi erano veri, cioè non è che non ci fossero, la capacità esecutiva era zero, ma diciamo l'idea di fare il grande attentato e magari anche di ammazzare se possibile il duce, questo circolava in qualche modo, no? Specialmente diciamo, le frazioni più anarchiche, diciamo, non era solamente fare attentato vivo, non è metterci in petardo, diciamo. L'idea di fare qualche cosa di più, di qualche cosa di più eclatante, qualche gesto, ci poteva stare. Nel fuoriuscitismo poteva esserci questo elemento. L'idea che insomma, se il regime si era centrato nel due Mussolini, per colpire quel simbolo avrebbe avuto una funzione, diciamo così, educativa nei confronti degli italiani. Specialmente nel 25-26, quando ancora il regime, diciamo così, è ancora in una fase iniziale. Questo passaggio, quindi, in qualche modo c'era. E la polizia, e qui c'è un gioco ambiguo, appunto, delle parti, no? In cui la polizia politica fascista favorisce che alcune figure vengano portate in Italia, le segue passo passo, addirittura le protegge mentre arrivano al confine. E sono casi davvero interessanti, secondo me, se vogliamo capire, diciamo così, come c'è un'ambivalenza in questo, però non. Proprio per capire queste ambivalenze non dobbiamo ridurre la questione al petardo. Cioè, il problema all'idea dell'attentato al duce, secondo me, come dire, in qualche modo ci stava anche. Ecco. Vabbè, chiuderei qua adesso le domande, poi magari possiamo aprire la conversazione ad altri. Difficile essere brevi nell'affrontare le tematiche qui sollevate. Comincio dall'ultima. Ecco, più che di terrorismo, la tua domanda ruota intorno alla dimensione del tirannicidio, cioè non tanto l'attentato, la strage di civili inermi, quanto la violenza selettiva contro chi incarna l'architettura di un regime oppressivo. Ora, tutta una riflessione sul tirannicidio attraversa gli scritti di tutti gli antifascisti, Bruto è la figura che ricorre ovunque. C'è un interessante dialogo su questo tema proprio in un paio di lettere del 1925 tra Gaetano Salvemini e Carlo Rosselli. Perdoni se ti interrompo, ma volevo dire, non dimenticare di dire, questa diciamo, questione della polizia politica eccetera, attorno agli antifascisti riguarda poi la famiglia Garibaldi,
riguarda diciamo, i discendenti di Garibaldi, che, i quali fanno parte di questo gioco ambiguo, perché una parte, uno dei, diciamo, dei discendenti di Garibaldi farà, esattamente, farà pare, almeno pare dalle carte di polizia, ma c'è il dubbio quantomeno, no? Che per motivi finanziari, più semplice, una difficoltà economica, faccia un po' il doppio gioco, diciamo, no? Che qualcuno, insomma, nella cerchia quantomeno, se non, e quindi immaginiamoci il significato, diciamo così, di discendenti di Garibaldi per il fuoriuscitismo italiano, che da un lato sono simboli della lotta, diciamo, di una lotta libertaria, democratica, no? contro il regime, e dall'altro vengono forse manipolati la polizia politica fascista per infiltrare poi il movimento antifascista. Quindi giusto per poi lasciarti il commento. Sì, la famiglia Garibaldi sembra essersi spaccata in due, ci sono alcuni elementi che rimangono sostanzialmente estranei al regime, alcuni che in modo variabile nel tempo, mutevole nel tempo, confluiscono tra le due file. Ecco, ma tornando alla tematica del tirannicidio, la posizione di Salvemini sul tirannicidio è chiarissima. In una lettera Rosselli dice, nel 1925, un attentato che andasse a buon segno contro la vita del Duce in questo momento decapiterebbe il movimento e aprirebbe un percorso di recupero della libertà in Italia. Salvemini gli risponde, niente affatto. Un attentato che abbatta Mussolini lascerà intatte le strutture di potere che l'hanno portato a diventare il Duce del fascismo. Avremo dunque un fascismo senza Mussolini, ma non avremo il ritorno a uno Stato di diritto, non avremo il ritorno alle garanzie parlamentari, non avremo l'avvio di un recupero liberal-democratico. Per avere quella storia bisogna che si capisca fino in fondo che cos'è il fascismo e ci vuole che una consapevolezza politica del paese intero. Tagliare la testa al movimento non serve a nulla. E lo stesso Rosselli, in una lettera successiva, gli dà ragione. Allora Rosselli dice, io circoscrivevo a quella fase, ma sostanzialmente si sarebbe fatto un eroe, una vittima di Mussolini, così come sappiamo che succede a José Primo de Rivera in Spagna, diventa il grande martire della rivoluzione franchista. Sul tirannicidio quindi Salvemini è abbastanza chiaro, anche se negli anni 50 in un articolo sul Ponte dice mi sono spesso domandato cosa sarebbe successo se la pallottola della Violet Gibson non avesse deviato la sua traiettoria, ma tutto sommato di qui dovevamo passare per capire che cos'era una dittatura. Quindi la posizione di Salvemini è assolutamente chiara. Giustizia e libertà e tirannicidio, tu dici. Dalle mie ricerche mi sembra che coloro che si mettono sulla strada dell'attentato selettivo alla vita del Duce non sono se non simpatizzanti esterni, per lo più anarcoidi e libertari. La tradizione del tirannicidio del resto è proprio scritta nella storia dell'anarchismo. Michele Schirru, questo ingenuo operaio, viene da Tampa, dagli Stati Uniti, lascia ovunque tracce di questo suo progetto criminoso, viene seguito passo passo dalla polizia che monta intorno a lui l'idea appunto di una grande cospirazione. Era un giovane di cui poi Salvemini tesserà in qualche modo una sorta di elogio in morte pubblicando il suo testamento in un giornaletto americano e dice noi non siamo, Salvemini scrive in quel ricordo di Schirru, io non sono d'accordo con loro anarchici sul gesto di Bruto, però mi inchino al coraggio di questo giovane che sperava di liberare l'Italia dall'oppressione. Ecco, per esempio, il caso di Domenico Bovone è nella cerchia di giustizia e libertà, è un chimico e studia la
preparazione di ordigni da collocare nelle stanze del potere. Arriva in Italia, verrà preso contro di lui e contro Sbardellotto, suo compagno, verrà avviato un processo, saranno condannati entrambi a morte, così come a morte viene condannato Michele Schiro, prima che questi attentati prendano forma. Ecco, ma non sono, secondo me, l'espressione del disegno autentico di Giustizia e Libertà. Giustizia e Libertà, quando pensa di fare dei gesti, pensa a dei gesti, come dire, inoffensivi per la popolazione ma ricchi di significato di denuncia. Per esempio il gruppone di Giustizia e Libertà a Milano, dove c'è infiltrata la spia Carlo Del Re che li farà andare tutti in carcere, voleva mettere delle bombe carta dove? Presso gli uffici del fisco, quindi denunciare un'esazione che teneva in piedi un'esazione fiscale che teneva in piedi un regime oppressivo. La violenza, l'uso della violenza è un tema su cui tutti tornano e che la liberazione dell'Italia sarebbe passata da una crisi rivoluzionaria e dunque dall'uso delle armi, questo era chiarissimo a tutti i membri anche fondatori di Giustizia e Libertà, ma l'importante era capire quando era venuto il momento. Dunque tutto il dibattito interno al movimento è studiare nelle minime alterazioni, come dire, di un diagramma degli umori italiani, quando effettivamente la situazione si è incrinata, quando effettivamente la società italiana ha preso le distanze dal regime. E questo, come dire, negli anni della vita di Rosselli non succede. Lui spera che sia l'Etiopia, ma poi capisce che no, anzi, il regime vive lì una delle sue dei suoi successi propagandistici più felici. Riesce a convincere un paese povero della necessità di aggredire un altro paese indipendente, di usare armi e di mandare soldati, li convince della necessità culturale, economica, dei diritti dell'Italia di fronte agli altri imperi coloniali, e è uno dei momenti, il 1936, la proclamazione dell'impero, che in tanti storici ritengono essere uno dei momenti di massimo consenso, e io credo non ha torto. Quindi l'insurrezione certo, la crisi rivoluzionaria certo, si tratta di capire quando il momento è venuto. E questo per quanto riguarda un po' l'ultima domanda che tu facevi. Non dimentichiamo che Carlo Rosselli è fratello di Nello Rosselli, che ha studiato Pisacane, e Pisacane è stata proprio l'esperienza risorgimentale che funge da come dire, lezione e alternativa vitanda per l'antifascismo, cioè un intellettuale che investe tutto, anche la sua vita, su un progetto insurrezionale, ma si trova solo e dunque va incontro anzi autorizza una repressione ancora più forte. Questo sì, è però pochi anni dopo arriva Garibaldi. Certo, cioè, infatti, come dire, l'obiettivo di Giustizia e Libertà è di dare questi segnali, possibilmente senza finire come Pisacane, altrimenti pochi come sono, la partita è già chiusa. Quindi il volo di Bassanesi su Milano a luna di un giorno feriale, questa pioggia di volantini, o ancora i palloncini lanciati dai motoscafi al largo di Marsiglia, che portati dal vento avevano fatto tutti gli studi delle correnti verso l'Italia e fanno arrivare tutti dei messaggi contro la guerra d'Etiopia. Ma l'insurrezione, il momento dell'insurrezione non era arrivato. L'altra cosa che tu dici, l'appello alle forze comuniste, ma i comunisti trattavano Giustizia e Libertà come un interlocutore impossibile. C'era un muro di incomunicabilità, mentre Carlo Rosselli più volte lancia, come dire, delle aperture nei confronti del movimento comunista, che peraltro in questi anni vive una esperienza di settarismo legato, come dire, all'atmosfera staliniana, tutte le volte gli viene chiusa la porta in faccia. Lui è un antifascismo borghese, è un antifascismo romantico,
col quale dire, il quartier generale del Partito Comunista, anche in esilio, non ritiene abbia, sia produttivo nessun discorso. Si apre un po' una certa attenzione verso il movimento di giustizia e libertà dopo Dimitrov, dopo la svolta dei fronti popolari, ma anche lì la scelta del Partito Comunista è quella del fronte popolare col Partito Socialista, col vecchio sodale pre-Livorno, non con questo movimento che si ritiene sostanzialmente inficiato da una base borghese irredimibile. Posso questo? No, nel senso che sono d'accordo, vero, giusto quello che tu dici, ma il problema è continuare ad approfondirlo, nel senso che è vero che i comunisti guardavano con sospetto, anzi peggio, diciamo, come uno dei possibili nemici addirittura GL. Ma la mia domanda era un pochino diversa, cioè proprio perché voleva fare il fronte unico e voleva, GL avrebbe dovuto, come dire, misurarsi con quella posizione del Partito Comunista e cercare di scalzarla. E questo è il punto, cioè, che in qualche modo a me sembra, ecco, nell'analisi, per quello che dei Rosselli, no, c'è una carenza di analisi di quello che significa l'esistenza di un partito comunista dentro il fronte antifascista, cioè come se si potesse farne a meno, questo è il punto, cioè come se GL potesse pensare di fare il fronte antifascista da sola, senza, è questo che è la mia perplessità, cioè se non ci fosse in questa speranza, in questo ottimismo, un eccesso di fiducia nelle possibilità della borghesia italiana, poi fin fine, cioè, delle forze di opposizione, di riuscire a coagularsi senza l'appoggio di una grande potenza, quindi senza riuscire a convertire almeno una parte del movimento, che tra l'altro noi sappiamo che prima di arrivare alla svolta di Dimitrov e prima dentro la svolta del socialfascismo, eccetera, eccetera, c'è anche qualche posizione di cui di maggiore incertezza. E in particolare c'è il segretario dell'internazionale, il vice segretario dell'internazionale comunista, che si chiama Palmiro Togliatti, che con il socialfascismo tanto d'accordo non era, quindi è chiaro che non poteva, come dire, distaccarsi dalla posizione di Stalin. Però qui mi sembra che dentro l'analisi degli antifascisti italiani, appunto, quella spaccatura abbia pesato enormemente, sia stato un problema, diciamo così, ed è forse un problema che in qualche modo si è portato dentro anche dopo, diciamo, la storia italiana. Cioè, lì credo che veramente ci sia stato, quindi, è chiaro che i fronti erano opposti e non potevano che essere tali. Però nel momento in cui si voleva creare un fronte unico, bisognava cercare di capire come tentare un'alleanza temporanea. Questo è il punto. A me sembra che questo aspetto, cioè cosa significa l'esistenza di partiti di massa, no? È un orizzonte che ancora non c'è in quella strategia. Cioè non hanno ancora pensato che cosa significhi scalzare il fascismo in Italia, che non può avvenire certamente della linea con la forza rivoluzionaria, la forza delle, ma poi ha bisogno di strutture di massa e quindi ha bisogno anche di una, come dire, riforma, di una rifondazione della funzione del partito. E questo mi sembra che ha poi spaccato le due culture. Ecco, questo mi sembra un tema che poi purtroppo è rimasto in eredità dopo. Io credo che è un tema che ancora per certi versi si è spaccato da un lato il partito e dall'altro invece la cultura, diciamo così, dei piccoli partiti di elite, se vogliamo così, no? Il partito di massa e il partito borghese, no? Che è una cosa che ci siamo portati dietro da lungo. Ma su questo non sono tanto d'accordo con te. Non vedrei, come dire, in Carlo Rosselli, nel gruppo di Giustizia e Libertà, una sottovalutazione dell'importanza delle masse in una crisi rivoluzionaria, così come non vedrei nel loro pensiero, nei loro scritti, una sottovalutazione dell'importanza dell'esperienza della rivoluzione bolscevica.
Il problema era che la rivolta bolscevica aveva preso una strada che a loro non andava. E la strada era quella delle purghe staliniane, era quella di un partito chiesa che da lontano, da Mosca, aveva un dominio, un controllo integrale dei militanti anche del centro-estero comunista italiano a Parigi. Dunque un dialogo asimmetrico tra un piccolo gruppo che non ha gli appoggi dell'Unione Sovietica, perché non dimentichiamo che Giustizia e Libertà, proprio perché era un partito nuovo, non aveva alcun referente nei partiti esistenti nel mondo a cui appoggiarsi. La SFIO non appoggiava il Partito Socialista in esilio. Giustizia e Libertà ha sì e no l'appoggio della Ligue des Droits de l'Homme in Francia, cioè di questa istituzione assistenziale, democratica, ecco, ma non ha un partito al quale possa in qualche modo fare riferimento e dal quale essere supportato, quindi a maggior ragione è fragilissima. Ecco, ma nella fragilità di questo movimento c'è una grande creatività politica. A queste aperture non fa riscontro nessuna apertura di credito da parte dei comunisti. Tu hai citato la lettera di Amendola, è un vero trauma per Giustizia e Libertà assistere al fatto di molti giovani che trovano nella formazione comunista una organizzazione che pensano anche più efficace per la lotta fascista, e se ne discute. Dico, noi adesso perdiamo i migliori perché vanno con i comunisti, cosa possiamo fare? Beh, Rosselli è morto a 38 anni nel 37, ma il Movimento di Giustizia e Libertà ha cambiato titolo proprio perché voleva aprire ai comunisti e si chiama Movimento di Unificazione Socialista. Dopo, a Torino c'era un gruppo di Giustizia e Libertà che aveva varato un giornaletto Voci d'Officina e che discusse lungamente con Carlo Rosselli, in parte, come dire, aprendo anche una discussione all'interno del gruppo, proprio per varare una voce operaista, un programma operaista dentro Giustizia e Libertà, di cui si temeva questa struttura elitaria e appunto borghese. Dunque non direi che ci sia una sordità né ai problemi di un partito di massa né ai problemi di una crisi rivoluzionaria che deve essere non solo d'élite. Semmai questo elitismo, questo illuminismo è uno delle caratteristiche del pensiero di Salvemini. Salvemini è forse perché vive negli Stati Uniti dentro una società aspramente individualista, forse perché descrive in tante lettere l'uomo macchina dell'industria americana, si convince che le masse non faranno mai nulla per la rivoluzione, che la rivoluzione la fanno solo i piccoli gruppi, e qui c'è un recupero, come dire, se vuoi, del pensiero elitista di primo Novecento, e continua a parlare: noi dobbiamo formare una legione di 100.000 giovani disposti a dare la vita per cambiare le cose. E Rosselli non è d'accordo con lui. Ora, quando io dicevo in questo, forse con qualche forzatura, di questo rovesciamento da maestro allievo, alludo però anche a piani diversi. Allora, in un primo momento sono davvero allievo maestro in un senso un po' accademico-scientifico. Poi la dimensione del loro confronto diventa un confronto tra politici, e allora lì Salvemini diventa allievo di chi ha davvero la stoffa del leader, Carlo Rosselli. Sarebbe stato, se facciamo un po' di storia controfattuale, un grande leader del post-fascismo se non l'avessero fatto fuori. Salvemini aveva un'impostazione più diciamo corrosiva e poco pragmatica. Lo si era visto anche in fondo nel suo itinerario precedente. Tu hai parlato di un Salvemini socialista. Sì, ma Salvemini è un socialista molto sui generis, è prima repubblicano, per qualche momento fiancheggia il socialismo, ma quando Tasca gli dice ti facciamo candidato nel mio collegio, gli dice: per carità, non ne voglio sapere nemmeno dipinto, e fonda l'Unità, gli Amici di Unità, cioè un cenacolo intellettuale di dibattito di idee. Quindi lì davvero
come dire, l'allievo è diventato il maestro, perché l'allievo Rosselli è un leader, mentre Salvemini non sarebbe, dal punto di vista della prassi politica, lascia la direzione di Giustizia e Libertà, pur essendo uno dei membri fondatori, un po' per l'alibi dell'essere lontano negli Stati Uniti, ma un po' perché riconosce in Carlo Rosselli colui che davvero deve tenere le redini del movimento, e gli lascia carta bianca. Dunque, un po' di questo rapporto, mi sembra, questo rovesciamento su piani diversi nei 17 anni di dialogo tra questi due. Ecco, quanto poi al confronto col socialismo, ma non dimentichiamo, tu hai detto, Turati viene criticato da Rosselli per questa politica di piccolo cabotaggio. Rosselli sarà sempre devoto a Turati, nell'ultimo giorno della sua morte non gli risparmierà mai queste critiche. Beh, ma anche Salvemini non gliele ha risparmiate, aveva detto che Turati aveva svenduto le plebi del sud per fare gli interessi degli operai del nord. Quindi c'è semmai una comunanza nella critica contro il socialismo gradualista di primo Novecento, che avvicina entrambi, Rosselli e Salvemini. Quanto poi al suffragio universale, certo è una battaglia per l'allargamento della base consensuale allo Stato, ma Salvemini non era nemmeno convinto che quella fosse la priorità. Parla del suffragio universale come di un pranzo imbandito alle 8 di mattina, cioè a un paese arretrato, a un paese analfabeta, viene buttata da Giolitti l'offa del suffragio universale solo per fargli digerire l'altra scelta che sta facendo, e cioè la guerra di Libia. E dunque non è che Salvemini sia entusiasta di questa strada politico-istituzionale di costruzione del consenso che Giolitti, da abile stratega qual era, ha preso. Per Salvemini la strada è sempre quella un po' della pedagogia democratica, cioè bisogna conquistarsene le cose, non è facile, i tempi devono essere lunghi, e l'unità è lo strumento che lui sceglie, cioè una tribuna di dibattito di idee a livello non certo elementare, ma a livello medio-alto. Non so, qua le domande sono tante, non dimentichiamo tra Salvemini, Rosselli e la sinistra comunista e socialista l'abisso di dissenso su che cosa è il fascismo. Per il mondo comunista il fascismo è una dittatura di 100 persone che tiene in scacco un paese intero. Rosselli molto più lucidamente intravede invece la fascistizzazione della società italiana, il consenso, e ne scrive, perché ha un sacco di sonde nella società italiana. Tu dici dall'emigrazione si capisce poco, è vero, ma Rosselli è molto preoccupato della cosiddetta mentalità emigratoria, e dunque attraverso una rete clandestina riceve lettere, riceve spezzoni di testimonianze, e capisce che il fascismo non è, come dire, il sequestro del potere da parte delle 100 famiglie, ma è una realtà nuova, capillarmente diffusa, che è entrata nel profondo. E quindi quando per esempio il Partito Comunista lancia la strategia della mano tesa nei confronti dei fascisti, dice andiamo nella fossa dei leoni senza le forze, e avremo come unico effetto quello di confonderci ambiguamente. Perché? Perché non è che loro sono, come dire, sequestrati col terrore, loro sono, come dire, pacificamente confluiti in un regime che è diventata la normalità. Quindi direi che ha una presa sulla realtà del fascismo abbastanza lucida, naturalmente, per quel che può essere a un fuoriuscito, a chi però ha gli occhi sempre puntati sull'Italia. Poi non so, dopo aver lasciato in sospeso molti fili di questa discussione, ma non vorrei approfittare della pazienza di chi ci ascolta. Io credo che possiamo
Io credo che possiamo finire qui, però a me dovete consentire, insomma, io sono un uomo in questi problemi, c'è stato, insomma, per tanti anni, ma io devo dire che un dibattito di questo tipo, una discussione di questo tipo, che non è soltanto una discussione che attiene a quello che è accaduto negli anni 20, negli anni 30, eccetera, ma forse, ahimè, è anche quello che accade tuttora nella contemporaneità, in questa nostra, dico nostra, chi non c'è, insomma, non se ne adonti, in questa nostra sciagurata sinistra, insomma, io credo che queste discussioni ci siano tutte, e ci siano tutte nella contemporaneità. Vi faccio i miei più vivi complimenti, è stato un dibattito di altissimo profilo. Grazie.